nostre spalle il carro della Madonna di Sovereto. Qual è la sua storia e qual è il significato del carro? Allora, innanzitutto bisogna dire che la nostra festa è molto sentita da tutta la cittadinanza di Terlizzi e cominciamo appunto col chiederci come mai a Terlizzi c'è l'usanza di fare il carro. Diciamo che la chiara matrice da cui scaturisce questa usanza del carro è una storica tradizione e appunto la matrice è quella del giudizio di Dio, cosiddetto giudizio di Dio. Ma di che cosa stiamo parlando? L'icona bizantina della Madonna di Sovereto è stata trovata in loco suber, quindi in una cavità carsica di Sovereto, Madonna con bambino, in territorio di Terlizzi, ma da un pastore bitontino. Subito dopo il ritrovamento della Sacra Icona, quindi all'indomani di questo, nacque una disputa sulla città a cui sarebbe appartenuta la Sacra Immagine, quindi se a Bitonto, visto che il pastore era bitontino, oppure a Terlizzi, visto che si trovava in agro terlizzese. Questa fu affidata al cosiddetto giudizio di Dio, a cui ho appena accennato poco fa. Che cosa vuol dire? La Madonna venne intronizzata su un carro agricolo trainato da due buoi e si disse che l'icona sarebbe appartenuta a quella città in cui questo carro si fosse fermato. Ad un certo punto il bue bitontino, il bue terlizzese, diede un'incornata nell'occhio del bue bitontino, almeno questo ci dice la tradizione, e fu trascinato letteralmente in città a Terlizzi. Giunto in paese, tra il tripudio della popolazione festante, nel corso del tempo si è assistito ad una vera e propria rievocazione che si è poi ripetuta con maggiore enfasi ogni anno. Dobbiamo aggiungere all'edizione della festa del 1868, in cui era l'epoca presidente della festa ma anche sindaco l'artista neoclassico terlizzese Michele De Napoli, per avere un quadro completo e dettagliato della situazione. Il carro è progettato insieme allo scenografo famoso all'epoca Raffaele Affaitati, foggiano. La deputazione poi dell'epoca decretò che il progetto fosse così importante e avesse un così alto profilo storico ed artistico da rimanere sempre lo stesso ed immutato nel corso degli anni fino ad oggi. Ecco che questa è la macchina da festa che abbiamo oggi. Ci sono episodi particolari legati al carro? Diciamo che l'evento più rilevante è quello dell'incendio avvenuto nell'agosto del 1991, ancora per mano ignote, perché non si conoscono né i mandanti né gli incendiari. E il carro, appunto, proprio in questa posizione in cui lo ritroviamo oggi, poco prima di essere smontato, qualche giorno prima di essere smontato, quindi a conclusione della festa dell'edizione del 1991, venne completamente distrutto da un incendio per poi essere ricostruito in tempi record nell'anno successivo dal progetto di Michele Gargano, con l'ausilio di tante maestranze della famiglia Tangari, che ha offerto, la famiglia di ebanisti Tangari, che ha offerto all'epoca un contributo probabilmente più importante. Il progetto dell'architetto Michele Gargano, anche l'ausilio dello studioso Don Gaetano Valente e di tanti artisti e maestranze terlizzesi, ricordiamo Enzo Sforza, Maddalena Cipriani, Maria Bonaduce e anche gli artisti Giuseppe Vallarelli e Antonio Gesmundo. Grazie a loro abbiamo il carro oggi ricostruito nuovamente, che è ritornato all'antico splendore. Nel 2016 sono stati rifatti i cosiddetti ovali del piano della lanterna del carro, dei quali uno dei miei, il Cristo Redentore, l'immagine centrale, uno dei dipinti è proprio mio, dipinto ad acrilico su tela con misure 2 metri per 1,60 m.